Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e quest'oggi siamo in un nuovo video. Quest'oggi andremo a vedere qualcosa che probabilmente servirà a molti. Parlo infatti del tutorial di come installare il Super Multiverse Pack. Pack che vi ricordo contiene tantissimi personaggi, all'incirca più di 100 personaggi, più di 500 nuove skill, tra cui un sacco di skill per i CAC, quindi ad esempio trasformazioni come Super Saiyan Blue Evolution e tanto altro. C'è pure l'Ultra Istinto per i Saiyan, tranquilli. Ed inoltre appunto contiene pure dei nuovi stage, ha praticamente tutto modificato. È un pacchetto enorme e ambizioso, quindi se volete acquistarlo costa solamente $1, trovate il link qua sotto in descrizione sul Patreon. Inoltre ragazzi, volevo dire che ho aperto una sorta di merchandising con Streamlabs. Infatti potrete acquistare la maglietta Feraz e le altre varie cose, come ad esempio felpe, hoodies e tanto altro. Niente ragazzi, detto questo, cominciamo immediatamente. Prima di tutto ci troveremo con questo file dopo averlo scaricato, ovvero Super Multiverse Pack 2.0. Fate tasto destro sul file e fate estrai file in Super Multiverse Pack 2.0. Io già l'ho fatto, come potete vedere. Perfetto. Qua abbiamo diversi file, ma a questo arriveremo dopo. Prima di tutto dobbiamo fare un'altra cosa. Dobbiamo aprire xv2ins e come potete vedere io ho tante mod installate. Cosa dovete fare voi? Fate Tools, Clear Installation, dovete fare Yes, però io non lo faccio ragazzi perché ovviamente sarebbe un suicidio per me. Però tranquilli, fate ciò in modo da non avere più file all'interno della vostra installazione di Xenoverse, quindi non avete più mod ed avrete il gioco vanilla senza nessuna mod installata. Tranquilli, potrete reinstallare le mod dopo. Prima di tutto eseguiamo il file supermultiversepack.exe. Come potete vedere qua ci comparirà una directory, come purtroppo molti hanno fatto. Non dovete selezionare questa, ma dovete scegliere la vostra directory dove avete installato il gioco. Quindi fate puntini 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 e scegliete la vostra installazione. La mia è qua, anche se in realtà andrò ad installare il pack qui per farvi vedere comunque come avviene l'installazione, dato che là ce l'ho già installato. Come potete vedere, dopo aver scelto la nostra installazione, dobbiamo fare accetti termini di licenza e condizioni. Se non sapete cosa state accettando, cliccateci perché ci sono dei termini da leggere e accettare. Ragazzi, se avete rispetto per me, fatelo, perché contiene alcune regole da dover seguire per ottenere ed utilizzare il pack. Dopo aver fatto ciò, fate installa. Qua sarà partita già l'installazione del pack. Dovete aspettare un po', il tempo che fa tutte le varie operazioni necessarie per l'installazione del pack, quindi dovete dare circa 10 minuti all'installer. Come potete vedere, dopo un po' di tempo il pack si è installato. Qua fate termine ovviamente e avremo il nostro pack tranquillamente installato. Potrete installare le mod sopra il pack come avete sempre fatto, quindi doppio clic sui personaggi, sui x2m che volete installare avete fatto. L'unica cosa ragazzi è non installate mod che aggiungono o modificano le aure e che aggiungono o modificano file di sistema, perché sennò il pack non funzionerà più o comunque non funzionerà come dovuto. Se doveste incorrere in problemi del genere non chiedetemi neanche il supporto perché state facendo tutto a vostro rischio e pericolo. Detto questo andiamo a provare subito il pack. Vi farò vedere solamente come disinstallare il pack e poi lo andremo a provare. Come potete vedere possiamo aprire questo uninstall the pack come collegamento e fare disinstallare il prodotto. Facendo sì disinstallerete tutto e riporterete Xenoverse alla versione originale, ovvero senza nessuna mod installata. Quindi perderete pure le mod precedentemente installate dopo aver installato il pack. Però comunque poi potrete reinstallare tutto con calma, comunque è una cosa vostra. Quindi questo serve per disinstallare il pack, tenetelo a mente e non dimenticate questi due collegamenti, non li eliminate. Comunque per far funzionare, comunque per giocare col pack potete fare semplicemente play Super Multiverse Pack e vi comparirà questo launcher. Questo launcher l'ho creato io con le mie manine angeliche, non è vero. Questo launcher vi permette appunto di controllare gli aggiornamenti, quindi di cliccare qui ed andare sul mio Patreon a vedere se ho rilasciato degli aggiornamenti, di eseguire il gioco oppure di uscire dal launcher. Eseguiremo il gioco per vedere appunto se è stato installato con successo il pack. Come potete vedere già tutto funziona, ci sono le grafiche modificate, la custom intro, tutto installato. Per ora andiamo a provare effettivamente se ci sono i personaggi, per farvi vedere appunto che tutto funziona. Come potete vedere già noterete tutte le varie modifiche. Il roster è perfettamente funzionante, ci sono tutti i vari personaggi delle varie serie, i personaggi creati da me, le richieste che mi sono state fatte e tanto altro.
Vi invito a provare i roster di persone perché ci sono veramente tanti personaggi, con diverse variazioni e diverse skill, come potete vedere ad esempio pure qui. Comunque ragazzi, questo è il Super Multiverse Pack. Potete vedere pure che ci sono dei stage custom. E niente ragazzi, io vi consiglio di provarlo di persona, come vi ho già detto pure prima. Secondo me è un pacchetto che merita. Ovviamente spetta a voi dire se vi piace o meno, ma penso di aver fatto qualcosa di ben realizzato. Ovviamente se ci sono dei bug, se ci sono dei problemi, questi verranno risolti. Ed inoltre il pacchetto migliorerà mese dopo mese, aggiungendo nuovi personaggi e tanto altro. Se volete richiedermi un personaggio, con solamente $20 avrete un personaggio custom. Io di solito poi aggiungo delle cose di testa mia perché mi va di ricompensare chi sceglie me per le proprie richieste. Quindi quello poi è di mia discrezione, ma tranquilli che aggiungerò sempre qualcosa per chi mi supporta. Comunque, detto questo, ragazzi, il video termina qui. Fatemi sapere se vi piace il pack, se notate dei bug e dei problemi vari. Niente ragazzi, detto questo, lasciate un mi piace al video, commentatelo e condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo ai video. Entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qua sotto in descrizione. Inoltre seguitemi sia su Instagram sia su Facebook. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video, in una prossima live. Un saluto da Feraz, bella!